Grazie, passerei subito la parola a Roberto Valori, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico, che ringrazio di essere con noi anche oggi. Grazie, grazie per aver voluto presente il Comitato Italiano Paralimpico. Ti porto Tiziano a tutta l'Assemblea, ovviamente il saluto di Luca Pancalli e il saluto della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale. Interessantissimo questo progetto, sviluppato con particolare maestria, peraltro ho sentito anche l'intervento di Marco Celi e gli interventi precedenti, quindi è veramente un bello e un ottimo lavoro. Adesso a settembre-ottobre forse ci sarà la parte più operativa. Noi come Comitato Italiano Paralimpico ovviamente abbiamo fatto un percorso in qualche maniera simile, nel senso che ci siamo resi conto dalla fine degli anni 90 che la percezione che le persone avevano sulla disabilità veniva cambiata molto molto più velocemente attraverso il gesto, attraverso il fenomeno sportivo. E abbiamo visto che il fatto di poter fare con una gamba di meno i 100 metri stile in 58 secondi aveva un'efficacia tremenda proprio sul fatto che le persone disabili venivano considerate proprio in maniera diversa. Quindi l'occhio dell'interlocutore che non ha disabili in famiglia, insomma, diciamo raro, insomma, in qualche maniera non conosce una persona disabile, però cominciava a guardare la cosa con un occhio diverso. E questo ci ha avuto un effetto devastante da un punto di vista proprio di produzione del lavoro. E perché il governo ha fatto questo? Adesso il ministro Orlando non c'è perché ha intravisto all'interno della nascita e del riconoscimento di questo ente pubblico un pezzo di welfare del nostro paese. Quei 4 milioni di tesserati del CONI, di chi fa sport, degli 8 milioni dei tesserati presso gli enti di promozione sportive. Non dobbiamo dimenticarci che ci stanno pure centinaia di migliaia di persone disabili e che io, insomma, in qualche maniera in cuor mio spero che questo progetto, ovviamente, Tiziano, ti metto a disposizione e penso di potermi farmi portavoce del CIP e di Luca, anche i nostri comitati regionali, eventualmente all'interno delle regioni coinvolte, aveste bisogno di una mano per quanto riguarda l'aspetto del reperimento di giovani disabili o di persone che in qualche maniera vogliono intraprendere e vogliono cominciare a parlare di sport. Abbiamo visto poi che lo sport rende proprio la vita migliore alla persona disabile, se ne è accorto nel 1948 Gutmann, ci abbiamo messo 100 anni quasi per capirlo, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta. Noi quindi da parte nostra c'è la completa disponibilità. E ringrazio anche l'amico Pietro Barbieri, mi fa piacere perché ci conosciamo da tanti anni e l'ho rivisto dopo un po' di tempo e sei un timbro, si dice a Roma, non sei cambiato quindi dei complimenti, peraltro tutti i capelli che c'è in testa quando mi hai conosciuto te cioè erano più chiari, erano di più. E a parte questa cosa, niente, quindi vi ringrazio, a completa disposizione il Movimento Paralimpico per la crescita e per la parte ovviamente che riguarda lo sport praticato dalle persone con disabilità. Grazie.